Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Oggi volevo mostrarvi un uso diverso del Listen Bus, ossia poter utilizzare il Listen Bus per inviare il segnale da un'altra parte. Nel mio caso specifico voglio inviare la copia, quindi del master, al Listen Bus che si occuperà di inviarlo questa volta all'uscita ADAT 1 e 2 della mia scheda audio. In questo modo il master viene replicato in uscita e finisce direttamente dentro il mio secondo computer che avete visto nel video del mastering con due computer, e posso quindi creare una catena di master alternativa al mix direttamente sull'altro computer utilizzando proprio la replica dell'uscita del master. Quindi avrò il master che in questo caso sta uscendo su Aesebo, quindi sulle mie casse digitali, e il Listen Bus che invece esce contemporaneamente dalle uscite ADAT 1 e 2 che va verso il mio MacBook collegato, come abbiamo visto nel video, alla mia Quantum 2 via ADAT. Ho però ampliato la situazione. Ho voluto collegare anche il mio convertitore SPL Phonitor 1D sempre al MacBook per utilizzarlo come ascolto diretto delle mie Audis in cuffia. Quindi ora il segnale del Listen Bus esce, va nell'altro computer, ma non rimane nella stessa scheda audio. Questa volta viene convertito dall'SPL Phonitor 1D per poi finire direttamente nelle cuffie. Lo Studio One, che riceve il segnale attraverso la Quantum 2, questa volta può non soltanto creare una catena di mastering in ascolto in cuffia, ma nel caso specifico passare attraverso Sonarworks, quindi utilizzare Sonarworks sull'altro computer in modalità linear phase per ascoltare una perfetta correzione delle cuffie e quindi eventualmente procedere al mastering in uscita. Andiamo in play e vediamo, abbassiamo un po' il master, vediamo come il brano esce da Studio One, dal Listen Bus, per finire all'interno di Studio One, che si trova sull'altro computer, quindi sul MacBook, per poter essere processato in mastering. Questa volta Studio One del MacBook non userà la Quantum come uscita. Grazie a macOS X io posso utilizzare due schede audio, una per il recording ed una per il playback device. Cosicché il segnale viene ricevuto in digitale via ottico dalla Quantum, quindi senza conversione, sempre a 96 kHz, reinviato all'SPL Phonitor 1 che utilizzerà il suo DAC per convertire da 96 kHz ad analogico e per finire poi all'interno delle mie cuffie. Utilizzando questo sistema non sono costretto ad utilizzare lo Zero Latency Monitor e quindi posso aprire tutti i plugin che ho voglia di aggiungere durante le fasi di mastering, ad esempio sul secondo computer, senza preoccuparmi della latenza in monitor, perché in questo caso non ascoltando in tempo reale quello che esce dal primo Studio One, il secondo Studio One non sarà costretto a compensare la latenza e quindi ascolterò sì con un po' di ritardo, ma ovviamente non è rilevante perché non ho un matching con il volume di quello che esce dal primo Studio One che va nelle casse. Come vediamo l'uscita, in questo caso Vox, ma è appunto il master, finisce poi nel main, dove appunto è contenuto Sonarworks. Da qui va nell'uscita 1 e 2 del Phonitor e di conseguenza poi nelle mie cuffie. In questo modo posso avere un doppio ascolto sia dall'uscita di Studio One residente verso le casse via Aesebo, sia nelle cuffie per un ascolto pre-mastering attraverso il secondo computer, come dicevo, che riceve il segnale dalla Quantum 2, lo trasporta poi verso il DAC dell'SPL Phonitor 1D e lo porta verso le cuffie. Come vediamo, attraverso l'uso del Listen Bus le possibilità di espansione di questo sistema sono infinite. Adesso sto utilizzando due computer contemporaneamente, ma vedremo poi come applicarlo anche in altre situazioni oltre quella del mastering.
Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!